I documenti amministrativi sui quali esercitare diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto del 1990, numero 241, sono indicati all'articolo 22, dove alla lettera D del comma primo si precisa che per documento amministrativo deve intendersi ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. TAR Lazio, Roma, sezione terza quater, 1 giugno 2011, numero 4958. La definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, costituendo documenti amministrativi tutti quegli atti formati o utilizzati dall'amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività, dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla pubblica amministrazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Così TAR Sardegna Cagliari, sezione seconda, sentenza 7 giugno 2011, numero 534. Da ciò si ricava che l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è correlato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Da qui la necessità che il proprietario dell'unità immobiliare ha il diritto di accesso ai fini della visione e o estrazione di copia dei certificati di abitabilità o agibilità previsti dalle norme di sicurezza degli impianti elettrici e di gas, sia perché tali normative sono poste a tutela di preminenti interessi pubblici, quali la salute e l'incolumità dei cittadini, sia perché si tratta di un interesse qualificato diretto ad ottenere certificazioni di carattere pubblico e pertinente ad una situazione giuridicamente rilevante, alla cui tutela in sede giurisdizionale o stragiudiziale risulta strumentale l'esercizio del detto diritto di accesso.